Iniziare con diciamo, una nota positiva, anche se forse il clima, l'atmosfera di crisi non aiuta a essere positivi, però vorrei dire che in questo nostro sforzo di creare dei percorsi di educazione e di formazione che prevedano e configurino una possibilità di sviluppo di una capacità di imprenditoriale, fare impresa come sbocco anche per i migliori allievi, ha visto una grande discontinuità negli ultimi anni. Cioè, mentre prima il fatto, diciamo, di costituire una spin-off, di creare un'impresa, di come dire, lanciarsi in questa iniziativa era visto come un'alternativa alla carriera universitaria o altri tipi di attività, quasi un ripiego rispetto a altri tipi di sviluppi professionali. Adesso quello che ho notato negli ultimissimi anni è che i migliori allievi che noi abbiamo vogliono fare impresa, cioè pensano che sia giusto e sia importante valorizzare i risultati della propria ricerca, investire la proprietà intellettuale in attività produttive. Questo, secondo me, è indice di un cambiamento. Forse i giovani, questo lo dico anche in altri contesti, perché purtroppo recentemente ci capita più di parlare di governance o di problemi del sistema universitario che non di innovazione industriale. Però vorrei dire che questo vuol dire che i ragazzi di 20 anni, le ragazze di 20 anni hanno già ormai una mentalità diversa rispetto a quella che avevamo noi e che hanno i nostri colleghi più anziani di noi. Cioè, prima di tutto non vedono il posto a tempo indeterminato come un vero obiettivo realistico. Non è che non lo sognano, chiaramente se fosse a disposizione lo cercherebbero di ottenerlo, però diciamo, non vivono in un'ottica di dire io sto studiando perché dopo aver studiato faccio il concorso e vinco un posto a vita. Ecco, questo sanno bene che non li aspetta. Questo è il primo fattore determinante. Il secondo fattore è che già nel modo di porsi rispetto alle forme del 3 più 2, quindi tutta la riforma universitaria, non vedono una continuità, cioè non progettano i 5 anni in un unico settore, ma già pensano in una, come dire, visione di mobilità, cioè prendo la laurea triennale in un settore, magari in un settore, come dire, scientifico e poi la laurea magistrale o il master in un settore di business per formare le mie capacità imprenditoriali. Cioè, queste sono le tendenze che io rilevo in una fetta sicuramente privilegiata, perché sapete che noi, come dire, ospitiamo ragazzi e ragazze molto motivate, disponibili a studiare, però sicuramente è indice di un cambiamento di mentalità importante. Alla fine, nell'ecosistema, in un'ottica evolutiva, chi vuole comunque emergere e sopravvivere si adatta al cambiamento e può darsi che questa crisi che noi abbiamo generi anche dei cambiamenti positivi, oltre che negativi, e gli cambiamenti positivi è un'ottica di dire metto in gioco la mia proprietà intellettuale, metto in gioco la mia vita, immagino dei percorsi che adesso addirittura superano anche il valore legale stesso della laurea, perché molti dicono piuttosto che la laurea specialistica o il pezzo di carta, penso a un master all'estero, un'ottica, non si muovono in un'ottica che io considero ormai antiquata e superata. Quindi questo è il primo fattore positivo. Il secondo è, credo che noi, come dicevano giustamente le persone che mi hanno preceduto, abbiamo il dovere di creare prima di tutto un ambiente favorevole, cioè quell'ecosistema e quelle strategie, come dire, di formazione, di evoluzione di queste persone che le permettano di diventare, di immaginare, di essere creative nell'immaginare delle soluzioni, delle imprese, dei nuovi prodotti, dei nuovi mercati. Allora, se io devo un po' sintetizzare quello che ho sentito e fare alcuni commenti, diciamo, sono rispetto alle presentazioni che abbiamo ascoltato, ne trarrei alcune conclusioni, alcuni possibili commenti e spunti anche per migliorare quello che offriamo. Prima di tutto, io sono stata anche dottorando, sono stata ricercatore e ho fondato alcune spin-off, quindi ho visto le cose da diverse parti, ho partecipato al fondo rotativo, ho fatto
prima, diciamo, facevo, ora sono in un ruolo più di gestione. Allora vorrei dire che una delle prime paure e, come dire, sensazioni che poi dopo si trasformano in comportamenti di chi si pone l'obiettivo di creare una spin-off è sicuramente quella di creare, diciamo, di essere creativo nell'immaginare il proprio piano di impresa, di guardare oltre, di saper progettare lo sviluppo dell'impresa e soprattutto di identificare bene gli asset competitivi, quindi qual è il vero valore della proprietà intellettuale, della tecnologia che si vende, e lo sviluppo, cioè lavorare in un'ottica di lasciare il territorio, di crescere, di diventare grandi. Questo si può fare, ma la paura più forte è quella di perdere il controllo della società. Cioè, molto spesso queste opportunità di cui parlava prima a Bagnale o altre, diciamo, i fondi di investimento comportano per il giovane imprenditore o per l'imprenditore, diciamo, tecnologico, tecnologo, il rischio di perdere il controllo, cioè di vedere questi investimenti come un commissariamento della società, cioè di dire nel momento in cui io cresco perdo il controllo perché necessariamente perdo il controllo del consiglio di amministrazione, del proprio piano, la società cresce ma io ormai mi ritrovo a rifare quella pedina, dell'ingranaggio, cioè il tecnologo che ero prima, io invece volevo diventare imprenditore. Questo è un primo passaggio importantissimo. Quindi è un'incapacità di valutare quali sono le vere, diciamo, i veri elementi competitivi e anche un'incapacità di vedere il proprio futuro, ma anche di scommettere, di vedere questo come un circolo, cioè creare società, lasciarle andare e investirne in nuovo. Questa è una cosa che ancora, sinceramente, vedo mancante. Probabilmente nel nostro modo di immaginare la formazione per queste persone, dobbiamo immaginare come creare questo circolo. Se noi guardiamo anche alle spin-off che noi abbiamo create, ne abbiamo create molte, abbiamo alcuni casi di successo, abbiamo anche dei fallimenti, ovviamente non vediamo società veramente cresciute a livello straordinario, cioè tutte rimangono comunque molto radicate sul territorio, quindi sia Livorno, sia Navacchio, sia Pontedera, però quasi tutte rimangono coi piedi in Toscana e con la testa e soprattutto il cuore in Toscana, che può essere positivo, può essere negativo, ma insomma il mercato però dovrebbe essere in Cina, dovrebbe essere in America, ma non dovrebbe essere qui. Quindi è vero che il cuore può rimanere qui, ma il mercato dovrebbe essere fuori. Secondo, una sostanziale debolezza sulle strategie e le capacità di analizzare il mercato, cioè di configurare prodotti innovativi, di cogliere le opportunità e forse legata anche a una certa mancanza sulla comunicazione di impresa, cioè il fatto di comunicare il valore dell'impresa, è un comunicare prima di tutto a se stessi. Io noto che c'è un'incapacità sostanziale nel definire qual è il prodotto, quali sono le opportunità, quali sono i punti di forza e di debolezza. Probabilmente in questi percorsi di formazione misti che immaginiamo, corsi per manager, per giovani manager, questi percorsi misti ingegneria, economia o scienze, economia, dovremmo immaginarci di colmare queste lacune formative. Un altro punto importante, e qui poi lascio la parola a chi mi seguirà perché sennò parlo per ore e ore, ne avrei di cose da dire basate anche sulla mia esperienza. Le ho già segnato due pagine qui sopra sul prossimo nome, per cui sicuramente quello che non mi dice adesso me lo scrive. L'educazione al rischio, cioè è un problema principalmente culturale. Allora, io vedo che i ventenni questa educazione al rischio necessariamente hanno dovuto svilupparla. Forse manca nelle infrastrutture, nelle autorità, negli enti locali, in chi comunque deve capire che di queste imprese spin-off, se nascono un certo numero al mese, una al mese, due al mese, in fondo all'anno da 10 a 20, sarebbe giusto che il 50% almeno sparisse dopo un po', perché non tutte le spin-off possono creare e diventare grandi. Questo, se uno va a vedere il professor Bonaccorsi sicuramente lo potrà dire molto meglio di me, non è in questo momento fallimenti come i successi. Questo forse è uno dei punti più dolorosi. Grazie.